Da Cesena Pierpaolo Cattossi per narrarvi della goleada che la Fiorentina ha scaricato sul Cesena, oggi in tono davvero dimesso. Tante, troppe le responsabilità della difesa bianconera in occasione dei 4 gol subiti. Nessuno fra i romagnoli a contrastare Kubik, che sorprende Fontana schiacciando di testa sul cross di Fuser. 1-0. Stessa azione, cambiano solo i protagonisti. In occasione del secondo gol, Dunga spedisce al centro e Buso deposita in rete. È un maligno rimpallo a favorire Di Chiara in occasione del terzo gol. Ma ancora una volta nessuno fra i romagnoli è pronto a chiudere dietro. Infine Nappi, molto bravo a cogliere in contropiede Fontana, che ancora una volta sperava nell'intervento di testa dei suoi compagni di difesa. Le uniche azioni del Cesena le confeziona tutte Silas, migliore in campo assieme all'altro brasiliano Dunga. Non è la prima volta che il Cesena commette questo tipo di errori, errori che oggi hanno reso ancor più malinconico l'addio del Cesena alla Serie A. Quanto alla Fiorentina, Lazzaroni è felice di aver raggiunto quota 31 punti, uno in più di quanto si era impegnato a raggiungere al suo debutto nel campionato italiano. Per il futuro però promette una Fiorentina più grande. La intenzione è di fare sempre meglio. Abbiamo dato una parola quest'anno e arriviamo sopra questo. Soldi importanti, ma concatenare tutto e fare una catena forte bisogna pazienza, calma, tranquillità, serenità e molta umiltà.